Abbiamo approfittato anche per dare delle anticipazioni, a partire dall'Ulisse Fest, che approderà per la prima volta a Pesaro, il Festival del Viaggio e del Viaggiatore con la Lonely Planet, ed è stata l'occasione appunto per svelare anche alcune parti di programma, in particolar modo la grande apertura con Goran Bregovic e il 40esimo degli Africa Unite, entrambi gratuiti in Piazza del Popolo, ma soprattutto anche per entrare un po' nel vivo di quella che sarà l'estate e la programmazione di festival che appunto dal Caterraduno alla Mostra del Cinema, al ROF, segneranno un'estate sicuramente straordinaria. Il tema della Capitale della Cultura, abbiamo avuto la possibilità di presentare anche qua lo spirito e anche l'approccio che abbiamo a partire dal logo verso una 3 anni indimenticabile, perché di fatto è già iniziata e anche qui negli stand e tra gli espositori si vede l'effetto insomma della capitale italiana, molti più contatti, molto più interesse, anche interesse specifico su quello che sarà, ma anche su come ci stiamo attrezzando per arrivarci. Poi tra l'altro in un weekend che era anche lo stesso del lancio di Procida, quindi è chiaro che l'attenzione su questo tema c'è stata e c'è stata forte. E poi anche la partecipazione, il piacere di partecipare ad altri progetti, tra cui quello dell'itinerario della bellezza e anche l'evento Fuori Beat tenuto da Inside Marche Live, che appunto sono altri momenti in cui gli operatori, tour operator, si adoperano per arrivare a pubblici ulteriormente nuovi e raccontare appunto i temi mainstream, ma anche magari cose un po' meno conosciute della nostra offerta turistica.